Bella a tutti ragazzi, da Virgo, bentornati su Ghibli Channel e su Supermarket Simulator. Allora ragazzi, apriamo subito il nostro supermercato perché dobbiamo fare un po' di soldini. Siamo a 16.000, io ho già fatto il mega ordine, ho già fatto peraltro un paio di giornate off camera, così per portarmi un attimino avanti, perché adesso, come sappiamo, per la prossima licenza ci servono 34.600. Il problema è che sono 34.600, sì, ma adesso, considerando anche i prodotti nuovi, per ogni singolo ordine spendo più o meno sui 9.000 e passa praticamente quasi 10.000, quindi insomma soldi se ne vanno veramente alla velocità della luce. Di conseguenza è un bel casino riuscire ad arrivare insomma alla cifra, non solo per poter comprare la licenza, ma anche poi per ordinare tutto quello che ci serve giornalmente. Adesso stavo controllando che non manchi nulla. Ok, no, direi di no. Allora, nelle giornate off camera sono riuscito, vabbè, prendo un altro di questo libro qua perché non ne ho tantissimi, i libri tendenzialmente vanno tanto. Va bene, dicevo, nelle giornate precedenti sono riuscito ad arrivare fino addirittura a 163 clienti. Quindi insomma un gran bel numero, abbiamo fatto indubbiamente delle ottime vendite. Me l'ha accettato, scusami, no, avevo cliccato su quello da 180, ah ecco qua, 183, perfetto. Quindi abbiamo fatto sì delle ottime vendite, però come detto è sempre abbastanza un casino riuscire a diciamo far trovare tutto ai nostri clienti. L'unico problema grosso rimane il fatto delle code alle casse, che purtroppo continuano a trovare. D'altronde, come detto, i nostri, anche se sono in quattro, anche se sono cassieri peraltro velocizzati grazie sempre a una mod, non riescono comunque a star dietro ovviamente a così tanti clienti. Quindi mi ci vorrebbe la quinta cassa, assolutamente sì. Il problema è che non so dove metterla, ragazzi, non so veramente dove stracacchio metterla, e di conseguenza per adesso vabbè, si lamentano e pace amen, anche perché tanto vabbè, ho visto che sì, le lamentele ci sono, ok, però non è così un enorme problema, nel senso si lamentano, ma poi comunque alla fine non è che succeda niente di che, ecco, si lamentano un po' della coda alle casse, ma finisce lì. Vedo che comunque non c'è una grossa perdita di clienti nonostante le lamentele, quindi va bene. Penso che sia più grave quando non trovano prodotti o quando i prodotti sono troppo cari, allora in quel caso sia effettivamente un effetto negativo nelle giornate successive, ma per quanto riguarda le code alle casse francamente non ho notato grandi cambiamenti per quanto riguarda poi le giornate successive. Quindi diciamo che per il momento ci va assolutamente bene così, e poi se riusciremo a ingrandire eventualmente andremo a ingrandire, come detto, e mettere per l'appunto la quinta cassa. Tutto dipenderà ovviamente, come sapete, se il gioco mi funzionerà ancora poi nonostante l'aggiornamento che ci sarà ormai a brevissimo, perché in realtà ragazzi se lo sviluppatore mantiene la parola che aggiorna il gioco il 19 maggio, aveva detto, ormai manca veramente veramente pochi giorni, quindi vediamo cosa succede. Io ho sempre il terrore che esploda il mondo nel momento in cui va a aggiornare il gioco, però vediamo. Qualcuno di voi mi ha consigliato di togliere la mod del magazzino. Sì, intanto assumo un altro magazziniere, perché dove cacchio vai? Oh, what? Vabbè, abbiamo il magazziniere paranormale, ragazzi, abbiamo il magazziniere paranormale, vabbè. E dicevo, alcuni di voi mi hanno consigliato di togliere già la mod del magazzino, che è quella che sicuramente darà più problemi. Sì, il problema è che non so dove cacchio mettere tutta sta roba, perché cioè vi ricordate che il magazzino originale è veramente microscopico, io non so dove metterla tutta sta roba, cioè non mi ci starà mai nel magazzino quello normale, ma veramente mai, anche perché comunque avendo la possibilità di farlo ovviamente mi sono
sono organizzato, diciamo, prendendo anche più spazi per ogni singolo prodotto, proprio per riuscire a avere appunto sempre i prodotti disponibili, calcolando anche il fatto della moda appunto dei clienti aggiuntivi. Di conseguenza la vedo dura che mi ci stia tutta sta roba nel magazzino originale, quindi ho paura comunque che se vado anche sì a compattare il più possibile il magazzino e tolgo la moda, ho paura che comunque succeda qualche disastro, e di conseguenza vabbè, a sto punto aspetto, anche perché tanto comunque ormai diciamo così in questa run sono arrivato comunque alla fine a sbloccare praticamente quasi tutto. Ci mancano come detto giusto un paio di licenze e basta a livello di prodotti. Poi ribadisco, sì, mi mancherebbe la parte degli ingrandimenti, ma lì si va avanti veramente una vita, perché insomma ingrandimenti sappiamo che ce n'è tantissimi e costano veramente delle cifre mostruose, quindi non ci arriverei comunque. Per cui in ogni caso, anche se dovessi riniziare una nuova run, come detto, e quindi una seconda stagione, sempre ammesso che ovviamente ci siano aggiornamenti veramente corposi che insomma facciano trasformare il gameplay, allora a quel punto si può ripartire senza troppi problemi con tutto quanto nuovo. Va bene, e poi anche perché bisognerà vedere in base agli aggiornamenti, secondo me verranno fuori anche un sacco di nuove mod peraltro, quindi secondo me ci può anche stare una seconda stagione. Come detto, tutto dipende da come andrà effettivamente l'aggiornamento. Cos'è che sto cercando? Ah, il latte, ok, pardon, ce l'ho qua. E quindi vediamo ragazzi, vediamo un attimino come va e poi si decide strada facendo, tanto non è un grandissimo problema. Allora, le patatine ce l'ho di qua, perfetto. Poi che mi manca? Shampoo, allora uno di queste, uno shampoo, perfetto. Poi due così, allora uno di questo, e direi qua basta. Qua abbiamo gli spaghetti, il purè, perfetto. Poi il fusto, questo qua blu, abbiamo, ah, il riso ce l'avevo di là, è vero, vabbè, non è un problema, è questo, ok, boh, manca il riso e siamo a posto. Così anche questo ordine è fatto. Maronna quanta gente, maronne mie quanta gente, c'è veramente un sacco di casino, c'è veramente un sacco di casino. Il problema è che si fa fatica anche a camminare appunto in mezzo alle persone, perché ce n'è talmente tanta che non vi fa vedere dove state andando, che oggetti state prendendo, quindi è veramente un casino. Tra l'altro mi sta anche finendo la candeggina, porcaccia la miseria, e io non ho pensato a prenderne di più come un pirla. Non ci ho pensato, perché essendo il prodotto in offerta ovviamente è quello che va per la maggiore, quindi avrei dovuto farne una bella scorta, e invece mi sa che non l'ho fatto. Vabbè, fa niente. Ma io sto prendendo, no, sushi grande sto prendendo, io voglio quello piccolo. Mi rimetti? Ma ho preso quello grande? No, giusto, ho preso quello piccolo, apposta. Ok, a posto. Allora, il bonbon gelato ce l'ho qua. Va bene, che vuoi? La Nutella quella nuova, poi le lasagne, tac. Madonna, mi sta finendo tutto anche qua. Poi i maccheroncini. Maronna, vedete, faccio fatica. Sì, come potete vedere si lamentano, sì, per le casse, però ribadisco, non è un grandissimo problema da quanto ho potuto vedere, diciamo così, nei giorni che ho fatto off camera. Comunque i clienti alla fine della giornata erano sempre in aumento, quindi va bene anche così. Adesso vediamo come andrà questa giornata. Comunque siamo a 28.000, quindi ci stiamo avvicinando verso diciamo così la nuova licenza. Mando un attimo avanti veloce il tempo, così vediamo quanti clienti siamo riusciti a fare quest'oggi. Tanto adesso non entra più nessuno, quindi posso mandare avanti veloce il tempo, perché il problema viene creato nel momento in cui la gente deve entrare. Allora lì, se mandi avanti veloce il tempo, si buggano e entrano tutti insieme, poi c'è un casino della miseria. Invece facendo così, quando ormai tutti sono già dentro, in linea teorica, almeno dalle prove che ho fatto, non dovrebbero esserci molti problemi. Come livello siamo ormai a metà del livello 84, anche qua non credo di riuscire comunque ad arrivare a sbloccare anche l'ultima licenza, che è a livello 91, ma non tanto per il raggiungimento del livello quanto più per il discorso sempre soldi, perché ogni licenza adesso ne abbiamo da sbloccare ancora due per il livello 81, che però ci costano 34.000 passa l'una.
E quella del livello 91 costa ancora di più, quindi dubito fortemente. 161 clienti, no? Infatti, come vedete, rimangono sempre abbastanza in linea. Però siamo andati bene perché niente è stato trovato troppo caro, niente non è stato trovato, quindi insomma è andata assolutamente bene. Va bene ragazzi, allora facciamo una cosa, io faccio rifornire i miei magazzinieri, riordino ovviamente tutta la roba e ci rivecchiamo fra pochissimo. Ok ragazzi, ordine fatto, come vedete 178 articoli, 10.000 e passa, quindi con tutti i nuovi articoli che abbiamo acquistato tramite le licenze, purtroppo la cifra ovviamente sale. Prima ero già insomma sui 9.000, ovviamente adesso con tutte le cose nuove che abbiamo preso chiaramente superiamo e sforiamo i 10.000, però d'altronde si può fare altrimenti perché funziona così. Quindi siamo a 22.000 con tutti gli ordini fatti. Aspettate che apro direttamente il locale, così almeno è aperto. Adesso mettiamo se ti levi dalle balle, grazie, che se no non ci vedo. Devo però prendere ancora un attimo un po' di candeggina, quindi prendiamo già questo, posso prendere un altro cibo per gatti. Vediamo anche se nel frattempo qualcosa mi è finito, così almeno lo prendiamo e siamo tranquilli che andiamo avanti per tutta la giornata. Queste cose no, direi di no, magari posso prendere ancora uno di farina, uno di purè. Vediamo un attimo cosa prendere, magari prendere ancora un sushi grande. Ok, maccheroncini sì, vediamo anche un sacchetto di patate. Magari anche uno di pollo lo prenderei, perfetto. E sì, dai, anche uno di carta igienica, due di candeggina ne prendo altri 4, così almeno la metto io, che è quella che mi interessava. E basta, dai, per adesso va bene. Altri 500 e passa dollari, quindi insomma abbiamo speso 10.600 ora della fine, quindi tanta roba per riempire tutto. Però d'altronde come detto serve per forza tutta sta roba, non se ne può fare a meno purtroppo, quindi va bene, per cui si impiegherà un attimo di più sicuramente ad arrivare diciamo così alla cifra che ci serve per sbloccare la prossima licenza, perché come detto la licenza già costa 34.000 e passa. Però se dobbiamo considerare di avere sempre a disposizione altri 10-11.000 almeno per fare l'ordine, capite bene che dobbiamo per forza essere almeno a 50.000, insomma, senza troppi problemi. Allora, questo sushi grande lo mettiamo qua, ok. Dunque, devo però prendere assolutamente l'altra candeggina, perché sennò quella non mi basta, considerando che comunque e il prodotto in saldo io ne prendo ancora 3, perfetto, che tanto non costa chissà quanto, così almeno la buttiamo fuori subito e via. Ok, boh, la metto fuori, almeno sono sicuro che fino a stasera mi va avanti e siamo tranquilli, perfetto, così ne abbiamo 72, direi che è decisamente meglio. Ok, va bene, allora vediamo come ordinuccio online, se abbiamo ancora qualcosina che possiamo fare di simpatico, carino e produttivo soprattutto. Vediamo un attimo se c'è qualcosa. No, mi sa che l'ultimo qua sotto, 158, dai, facciamoci questo da 158. Allora, carta igienicozza, ok, poi pepe, poi abbiamo le bibitozze, me le prendo subito da qua. Perfetto, abbiamo l'altra, e che cacchio, solo che il casino adesso nel fare appunto gli ordini online è che con così tanta gente ce l'avete sempre in mezzo alle balle, e è un casino riuscire a vedere cosa state prendendo, perché effettivamente con sempre la gente in mezzo è veramente un casino, ragazzi, veramente un casino. Allora, ti serve questo. E basta, come prodotti no, ti serve anche il dentifricio, perfetto. Poi il miele ce l'abbiamo qua, prosciutto cotto ce l'abbiamo qua, lo yogurt, tac, spaghetti, zucchero e ok, quindi spaghetti, zucchero e la carta quella nuova, perfetto, vai. Bene così, sbumete, ok, ordine fatto, ottimo. Quindi andiamo a vedere se è venuto fuori qualcos'altro. Magari cerco sempre ovviamente ordini
insomma, ci fossero quelli sui 200, ogni tanto capitano, ma non spessissimo purtroppo, perché vabbè, danno un ottimo introito, insomma, fossero tutti così ci metteremmo veramente poco a fare soldi. Invece purtroppo non sempre capitano, però vabbè, fa niente, prendiamo quello che arriva. Allora, bastoncino di granchio, ok, poi qua non mi vuoi più niente, no, pure di patate. Cos'è che sono? Maccheroncini, tac. Poi abbiamo il formaggio, ah no, la torta, che cacchio di formaggio, ok. Poi queste qua, prodotto questo qua, lo yogurt, tac, perfetto, burro di arachidi, ok. Cos'è che ho preso? Un ketchup? Perché ho preso un ketchup io? Buh. Vabbè, non so neanche come ho fatto a prenderlo, ma fa niente. Allora, il libro questo, oh benissimo, l'ammorbidente, quello nuovo, poi che dove cacchio mi sono incastrato? La farina, ok, pane e patate, e siamo a posto. Dove stanno le patate? Qua, boh. Well done, bene, andiamo a mettere via anche questo, spedito, perfetto così, vediamo se mi è comparso qualcosa di utile. Non sarebbe male, ragazzi, non sarebbe male, dobbiamo fare veramente una quantità di soldi esagerata, ma veramente esagerata, e quindi vabbè, qualcosina per fortuna con gli ordini online riusciamo a farla, però è sempre poco rispetto a quello che spendiamo. Allora, ok, io veramente, ragazzi, non vedo l'ora di vedere sto caspita di aggiornamento. Ma quanti ne voleva? 3 addirittura di sushi? Ho visto bene, io ho continuato a cliccare finché non mi è sparito il sushi, mi sa che veramente ne voleva 3. Vabbè, meglio, meglio, sicuramente un... ecco perché l'ha pagato così tanto. Allora, sapone questo qua, poi l'ammorbidente questo qua, le pastiglie, pane e birra. Ok, eh sì, effettivamente ne voleva 3, sti cavoli. Sti cavoli, oh, ok, boh. Andiamo così e possiamo spedire anche questo, perfetto. Siamo a 29.000, sono le 7:15, ok, quindi abbiamo ancora un po' di tempo per guadagnare un bel po' di soldini. Vediamo se c'è qualcosa di caruccio negli ordini. 130, vabbè, senti, prendiamo questi a 130 che va bene, dai. Va bene uguale, va bene uguale. Allora, dammi subito il latte, il caffè. Allora, carta igienica, vuoi questa e quella la nuova. Benissimo, poi sale, tac, e poi tutta roba che mi va di qua. Quindi questa, l'acqua, quella nuova. Dove cacchio sta l'acqua qua? Ok. Poi, le casse sono piene, lo so. Come vedete la gente si lamenta ovviamente perché le casse sono piene, c'è un po' da aspettare però. Però che dobbiamo farci? Purtroppo, come detto, adesso come adesso non saprei veramente dove caspita andare a mettere diciamo la quinta cassa, perché non mi ci sta davvero da nessuna parte. Ho fatto 2 prove off camera per vedere dove potevo metterla, ma ribadisco, dovrei ingrandire il negozio, ma ingrandire mi costa veramente veramente troppo, e quindi preferisco concentrare il discorso del guadagno comunque sui clienti, sulle licenze piuttosto che sull'ingrandimento del negozio, perché vabbè, cioè già comprare le licenze è veramente dura, ragazzi, è veramente veramente dura, e sì che facciamo 160 e passa clienti al giorno, però è comunque dura lo stesso. Allora dai, facciamo ancora questo ordine online, poi eventualmente possiamo andare avanti un po' veloce il tempo per finire giusto i clienti che abbiamo in negozio, così vediamo quanti ne abbiamo fatti quest'oggi, vediamo se abbiamo magari battuto qualche nuovo record. Vabbè, adesso ce n'è sempre tanti, quindi nel senso diventa veramente difficile riuscire a capire se ne facciamo più o meno del solito, perché c'è sempre una ressa mostruosa in negozio, quindi ormai è impossibile riuscire a definire se ce ne sono di più o di meno nella giornata precedente, finché non si arriva al riepilogo finale ovviamente, però vediamo un attimo. Come detto, al momento attuale come record, anche giocando off camera, sono arrivato a farne 163, che sicuramente non sono pochi. Adesso vediamo quest'oggi un attimino come siamo andati. Allora, non deve entrare più nessuno, quindi possiamo magari tenere il tempo un attimino accelerato, così facciamo finire, diciamo, quelli che sono in cassa. Non hanno trovato l'ammorbidente? Che ammorbidente è finito, scusami?
Ah, questo qua è finito. Ma non ne ho più di ammorbidente. O lo stanno mettendo adesso? Ma possibile che non ne ho più? Mi sa che l'ho finito. Ma che strano però. Ma era quello nuovo? No, qua c'era la carta igienica. Qual è che era quella ammorbidente lì? Mica me lo ricordo. Allora, qua abbiamo quell'altro. Qua no, qua no. Boh. Non ne ho... sì, non hanno trovato l'ammorbidente, ma vatti tu a ricordare quale cacchio è. Non me lo ricordo assolutamente, ragazzi. Ma proprio zero. Ma zero. Ma è uno degli ultimi comunque che ho preso. Ah, questo qua sotto che sceme. Sì, è proprio l'ultima licenza. Cacchio, non ne ho più manco uno. Va bene, ne dovrò ordinare un po' di più allora. O che già mi mancava e non me ne ero accorto, magari non ne avevo ordinato abbastanza, può essere, però vabbè. E in questo caso due o tre persone non avranno trovato l'ammorbidente, vabbè, pazienza, se ne faranno una ragione. Comunque in negozio non c'è più nessuno, quindi vediamo cosa abbiamo fatto. Sì, un po' meno, no, beh, in realtà sempre 161, abbiamo fatto 4 prodotti non trovati. Ecco, questo potrebbe un po' andare a incidere negativamente sulle giornate successive, perché da quanto ho notato anche giocando off camera, finché i clienti si lamentano per la coda alle casse non è una cosa che incide particolarmente come quantità di clienti nelle giornate successive, mentre invece se trovano cose negative o i prodotti non trovati o quelli troppo costosi, questo visto che nelle giornate successive tende ad abbassare parecchio i clienti che arrivano, quindi effettivamente nelle prossime giornate potremmo avere anche dei clienti in meno. Comunque, come vedete, adesso siamo a 36.964, potremmo sì prendere ovviamente la nuova licenza già adesso, ma il problema è che non avrei poi soldi per andare a comprare tutto ciò che mi serve, perché come avete visto comunque ci servono almeno un 10.000 dollarozzi ormai con tutte le cose nuove che abbiamo per riuscire a vendere bene tutta la giornata, e magari le volte può comunque capitare che qualcosa finisca, come è successo in questo caso con l'ammorbidente. A me era successo anche off camera, ad esempio col pollo, piuttosto che con qualcos'altro che ora non ricordo, perché purtroppo come detto la gente è veramente tanta. Però dai, direi che abbiamo fatto comunque delle ottime vendite, quindi buono così. Io vedo se riesco a fare come al solito qualcosina off camera per riuscire già dal prossimo video a sbloccare per l'appunto la nuova licenza, perché ne abbiamo ancora due del livello 81. Nella prossima andiamo a sbloccare tutta una serie di libri nuovi che poi decideremo un attimino dove mettere, perché vabbè, devo capire, li metterò penso sempre qua vicino alle casse comunque per fare un reparto diciamo tutto uguale, e poi vabbè, vedremo ovviamente appena arriverà il nuovo aggiornamento. Detto questo ragazzi, quindi io vi invito come sempre, mi raccomando, a sostenere questa serie lasciando un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina di notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!